Sesta di Serie A, ragazzi. Cagliari-Milan. È una vita che non faccio Cagliari-Milan. Vi spiego perché. L'ho fatta solo nella stagione 2021. Era la penultima di campionato. Si pareggiò 0-0. E quel pareggio famoso col Cagliari già retrocesso fece sì che ci giocammo tutto a Bergamo all'ultima giornata. Vi ricordate quei due rigori di Kessié che poi ci permisero di arrivare secondi e di giocare la Champions League l'anno dopo. Anzi, mi correggo, il Cagliari era già salvo. Pardon, era già salvo. E nonostante il Cagliari fosse già salvo, ci fermò 0-0 a San Siro e fu un problemone, me lo ricordo. L'anno dopo, ragazzi, si vinse 4-1 in casa. Non feci la reaction perché era il giorno del mio compleanno, eravamo a cena fuori e al ritorno ero in Inghilterra a suonare, quindi Cagliari-Milan 0-1, gol di Bennacer, non ce lo siamo goduti. Detto questo, ragazzi, il Cagliari poi si è fatto un anno in Serie B, è tornato in Serie A proprio quest'anno. Lo affrontiamo alla sesta di campionato e sarà una partita molto tosta secondo me oggi, perché il Milan fa un turnover molto più ampio rispetto a quello fatto contro il Verona. Io Pioli lo capisco da questo lato perché lo attacco tanto, lo insulto moltissimo, però da questo lato lo capisco perché il Milan poi affronterà Lazio e Borussia Dortmund e quindi ci sarà bisogno di far rifiatare più di qualcuno queste partite qui. Ammesso purtroppo, cosa che secondo me succederà, perderemo diversi pezzi perché perderemo diversi giocatori per infortuni, ormai conosco i miei polli e quindi dovremo fare i conti purtroppo anche con questo. Cagliari che non ha ancora vinto una partita in campionato quest'anno, che è partito malissimo, nonostante abbia un allenatore che io apprezzo tantissimo, che è Ranieri, perché è un allenatore, sì, che ha fatto un miracolo assurdo con l'Ester, nonostante sia stato sempre criticato, secondo me si è sempre trovato, parere personale, al posto sbagliato nel momento sbagliato, perché quando è stato al posto giusto nel momento giusto, l'Ester e Cagliari l'anno scorso, che era tra gli ultimi in classifica, poi ha vinto i playoff per andare in Serie A, ha sempre fatto egregiamente bene. Intanto vi ringrazio, ragazzi, per tutto il supporto che mi date, per le live, per YouTube e tutto quanto. Vi aggiorno anche sul programma del canale, dato che ci sono lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 puntuali c'è sempre Assassin's Creed 2, mentre il martedì e il giovedì troverete The Last of Us parte 2. In aggiunta, venerdì 29 alle 18 uscirà il secondo episodio della carriera con l'Andorra su FIFA 23. Io qua torno a spiegarvi che stiamo giocando a FIFA 23 perché io voglio completare la prima stagione di carriera su FIFA 23, esportare tutti i dati e continuare da poi eSports FC 24. Trovatemi adesso un'altra persona su YouTube che fa le carriere e che ha in mente di fare una cosa così folle come la sto per fare io. Ditemelo, trovatemelo, gli vado a stringere una mano a casa sua. Comunque, ragazzi, siamo qua per iniziare. Cagliari-Milan, battiamo noi. Arbitra la penna. Fischia, brutto stronza. Oggi voglio il gol di Okafor, non ci son cazzi. Meno male gioca di lì, poveraccio. Battiamo noi, iniziata. Oh, arbitro! Che è no, era Ciucuezza, è atterrato. Oh. Vai Hernandez, pigliali a pisellate tutti quanti. Hernandez, sfiora il palo. Che tiro, ci si veniva ancora, ragazzi, qui. Per quel contatto, qua c'era un contatto ovvio, ragazzi. Lo voglio rivedere. Non ce lo fanno rivedere, grazie. Ragazzi, io non mi piace tirare le somme dopo due minuti di partita. A parte che non sia il derby, che di solito dopo due minuti siamo già sotto. Però sto Cagliari, ragazzi, mi pare veramente poca roba. Hernandez, Florenzi fuori.
sul fondo. Meglio 3 minuti e 46 secondi di Adli che 7 partite di Krunic. Non c'è cazzi, raga. Luvumbo, no, non ci voglio credere. Cioè, sono, come sono arrivati in area loro? Spazio per il cross, Tomori non glielo lascia. Ancora Luvumbo. Luvumbo messo giù. La penna ci pensa su. Felicesito Luvumbo di rialzarsi. L'arbitro qua ha già fatto 3-4 cappelle, raga. Cioè, ma guardate qua come siamo alti. Guardate come siamo alti. Raga, questo è rigore. Una partita così andava già sbloccata, ragazzi. Poi vai con le squadre più forti, tipo il Newcastle o l'Inter, non fai gol. Stranamente, no? E ti chiedi anche perché. Renders, Okafor! Di testa non trova la tre porta. Chiare occasioni da gol, 8 minuti, nessun gol. L'ho appena detto. Poi vai a giocare i derby, vai a giocare contro il Newcastle e ti lamenti perché non fai gol. Quando incontri queste squadre qui, dopo 10 minuti resta 5-0, punto, non c'è cazzi. Chukwueze, Loftus Cheek, ma tira! Davanti la porta, bastava spingerla, cazzo! Bastava spingerla! Come contro la Roma, non è che c'è il rigore tutte le volte! Tutti uguali siete, tutti uguali! Quello che fa il colpo di tacco, quello che fa la rovesciata, tutti fenomeni di sto cazzo siete! Cazzo, ma Chukwueze, guardalo, Reinders. Madonna, che due coglioni. La voglio già staccare sta partita qui. La voglio già staccare. Oh, Okafor, stop di coscia. Io non so parole. Pulisic che salta l'uomo, fa un passaggio. Ma proprio la passa al difensore del Cagliari. Ma questo è un Suso parte 2. Primo fallo, 20 minuti per fischiare un fallo. Due coglioni. Andes Petagna, Sportiello. Falli ripartire subito! Cazzo! Cioè, il Cagliari fa i contropiedi meglio del Milan. Questa è la verità. Pulisic, Chukwueze. Uno contro uno in area Okafor. Palla a fanculo, giustamente. Segue la linea retta della partita del Milan. Uno schifo. Prendi il contropiede, riprendi la palla, fai possesso, prendi il contropiede, prendi la palla, fai possesso. La volta che arrivi in area, fai il cross e non c'è nessuno. Perché questo è il risultato, il prodotto di quell'allenatore flaccido che ci abbiamo. Lorenzi verso nessuno. Adli. Finta. Adli va dentro, verso Okafor. Un tiro in porta. Ma qui tutto ovviamente tiro flaccidissimo che rispecchia quell'allenatore del cazzo che ci abbiamo. Però almeno si è tirato in porta. Radunovic spostato tutto a destra. Okafor può tranquillamente incrociare. Gli tira una caciotta. Va bene. Arriva Nandes nel traffico. La porta via serve. Nandes Luvumbo. Luca Sportiello sul primo palo. Segna il Cagliari. Sempre così con Luvumbo in questo campionato. Che bravi che siete! Che maghi di sto cazzo! Bravi! Al primo tiro, rimessa laterale, due passaggi hanno fatto gol! Al primo tiro! Bravi! Bravi! Continuate con le palle alte, col possesso palla, continuate a fare schifo! Siete lo specchio di quell'allenatore flaccido di merda! Siete la merda della merda, siete! 80% di possesso palla, due incursioni, hanno trovato il gol! Perché se Vinici tirava Okafor, tirava una caciotta che andava fuori dallo stadio. Questo è il punto. Guarda lì là, già un altro contropiede. Cioè, a voi piace questo? A voi piace? Perché a noi tifosi non piace. Sulemana, finta, può pensare anche al tiro. Lo prova. Sulemana, Sportiello. Pulisic dentro, verso nessuno, Okafor, gol. Sull'errore di Radunovic, gol. Pareggia e segna il primo gol con la media del Milan. Alla prima la titolare. Stai zitto, stai zitto. Stai zitto, cazzo. Stai zitto. Con la qualità di Pulisic. Stai zitto. E incide. Spaccato il gioco. Riesce a trattenerla lì Okafor. Spaccato. Sinistro, la deve solo appoggiare. Stai zitto. Nel settore ospiti. Pulisic, qua c'è un fallo tattico, c'è anche un giallo clamoroso. Cartellino giallo per lui. Chukwueze. No, non tirano. Ragazzi, non tirano. Non tirano. Non tirano. Non tirano. Non tirano. Non tirano. In un universo perfetto, qualsiasi squadra che non è il Milan
adesso farebbe il 2-1 prima della fine del primo tempo. Punta, dal cross, la sotterra, Dossena libera. Pulisic, Hernandez, tira. Fuori. Che poi l'ha toccata Radunovic, ma comunque andava fuori. Perché l'ha toccata in fase ascendente. Fuori. Ancora tiri fuori. Fuori. Io voglio andare in curva le prossime volte per portarmi a casa 4-5 palloni. Fuori. Siamo tutti cecchini. Tutti cecchini di sto cazzo siamo. Rasoterra schema. Adli, Reinders. Mette forte dentro. La palla resta lì dentro in porta. In vantaggio al Tomori. Milan. Esulta Ficaio Tomori. La ribaltata. Esulta Tomori. Io no. La squadra di Pioli 2-1. Gol. No, io non posso esultare per un 2-1 contro il Cagliari su due errori della difesa. Quando loro hanno fatto un tiro in porta, un gol, e devi giocare contro Lazio, Borussia Dortmund e Juventus, io non posso esultare. Io esulto se poi contro Lazio, Borussia Dortmund e appunto Juventus mi vinci tutte e tre le partite. Lì esulto. Qui impassibile. Il Milan con un allenatore normale sarebbe 3-4-0 adesso. Ma siccome non l'allenatore normale non lo possiamo avere, perché ovviamente Pioli, tutti sono innamorati di lui perché non riescono a toglierlo dai coglioni, siamo 2-1. Giuquez, ecco che si rallenta il gioco. Dentro Loftus-Cheek, la palla rimane lì. Basta sulle mani. Madonna, che bidoni del cazzo. Finisce qua, vai. Con una palla di Adli che va fuori di 4 metri. Io non commento. No comment, perché se comment, brutto comment. Basta. Deve bastare quello che ho appena detto. Sta per iniziare il secondo tempo. Vediamo adesso. Pioli, metti in atto le tue carte. Facci vedere di cosa sei capace. Pezzo di flaccido che non sei altro. Milan, che comunque dopo il gol bisogna ammettere che si sia ripreso, tolti Florenzi e Hernandez che stanno giocando per gli altri. Però vabbè. Provo un buon altro fallo. Questa volta a prendere il giallo, chi è ovviamente Loftus-Cheek. Gli costa anche il giallo. Petagna sul secondo palo. Ristagno. Può pensare anche al tiro, va al cross. Petagna, Luvumbo. La chiusura di Adri che esulta, quasi come avesse segnato. Ha fatto tutto bene ancora. Hanno messo una palla alta. Sono andati a un metro da fare gol. Questa squadra perfetta. A un metro. Noi 84 palle alte in 3 partite, nessuna che abbia portato a qualcosa. Vi rendete conto di chi abbiamo in panchina? Tocca per Nandes, cross a uscire. Nandes sulle mani, mane lì. Direttamente sul fondo, non era il piede forte e qui si è visto. Si stava per prendere gol d'Oristagno. Già. Eccolo Pobega, eccolo. E ti pareva, eh? Stiamo facendo fare la partita al Cagliari e stiamo sopra. Non vi sopporto più. Ovviamente fuori Adli, 57 minuti, gli ha dato il contentino, capito? Adesso Pioli ha dato il contentino ad Adli. Adesso chi lo rivede più? Per un anno fuori dal cazzo. Toglie Renders. Loftus-Cheek ha ammonito. Non ha fatto un cazzo tutta la partita. Chi toglie? Renders, che ha fatto assist. Pulisic. È già in aria, sta arrivando Pobega. Crossaci con 4 uomini addosso. Loftus-Cheek che tirerà. Gol 3-1. Primo gol in maglia rossolina per Loftus-Cheek. Oh, bel gol. Però intanto abbiamo rischiato 4 volte di prendere il pareggio. Vabbè, no, bel gol. Gran gol. Ok, quello che ho appena detto sulla sostituzione. È vero che Loftus-Cheek ha fatto gol, però rimane. Perché Loftus-Cheek non è che se fa gol gli tolgono il cartellino giallo. Se fa gol è ancora ammonito. E siccome la prossima c'è la Lazio, dove ci bastoneranno, poi c'è il Borussia Dortmund, dove ci bastoneranno, io fa giocare un'altra mezz'ora più recupero a un giocatore che ha ammonito. Vabbè, fate voi. Oristagno. Errore, Okafor. C'è Musa. Okafor. Va così lontano dal 4-1. Tiriamo tutti da fuori area. Adesso che ha fatto con Loftus-Cheek, già ci tiravamo tanto prima da fuori. Adesso ci tiriamo ancora di più. Sta per entrare Leao. Incredibile, raga, 76 minuti non hanno ancora ammonito Hernandez. Cosa cazzo sta succedendo? È Mancino. Va al cross sul secondo palo. Vumbo. Ristagno. Sportiello, cosa ha preso? Se l'hai ritrovato addosso, no. Cosa ha preso Sportiello?
Ma largo e alto Augello, De Jola, vediamo se arriva da lui. Preferisce andare centralmente. Vuole anche il tiro. De Jola, oh! Sportiello. Sereno anche qui. Pobega. Finisce qua, ragazzi. Tasto, stop. Finisce 3-1. 3-1. Non abbiamo mai vinto così con un turnover, eh. Torna attaccata. Però rimango impassibile sul fatto che queste partite vanno vinte 8-0 nei primi 10 minuti. Ci vediamo per Milan-Lazio sabato. Saluto, ragazzi. Sempre forza Milan.